Parliamo di salute mentale, veniamo da un periodo particolare, insomma, post pandemia o ancora dentro una pandemia. Intanto volevamo capire se le patologie che voi seguite sono aumentate, si sono acuite. Sì, sicuramente dopo il primo periodo del lockdown noi abbiamo osservato un aumento generalizzato di tutti i tipi delle patologie, in particolare i disturbi d'ansia, i disturbi depressivi. Abbiamo osservato numerosi post-traumatic a seguire diciamo, a questa pandemia e anche situazioni di sconforto, di chiusura, di rabbia rispetto a persone giovani e meno giovani che si sono trovate chiuse in casa e hanno dovuto gestire questo periodo. Possiamo dire che le richieste sono aumentate in quantità. Io posso pensare, numericamente abbiamo visto che a volte le richieste sono state graduate, perché noi abbiamo organizzato anche delle risposte attraverso il teleconsulto. Quindi noi abbiamo fatto numerosi teleconsulti, qualche migliaio di teleconsulti, che a volte sono stati di un incontro o due, a volte sono proseguiti con l'invito delle persone a venire, e c'è stato un aumento soprattutto del disturbo post-traumatico, che alcuni dati riportano che una persona su tre ha avuto questa forma di sofferenza. Ecco, immagino che se il personale era, diciamo, poco nel pre-pandemia, sicuramente le forze non sono tantissime quelle che avete a disposizione, adesso lo saranno ancora di meno, non solo per l'aumento della richiesta, ma anche perché ci sono magari dei colleghi sospesi, non solo nel vostro setting, ma ovviamente anche da altre parti. Ecco, qual è la fotografia da questo punto di vista? Sì, diciamo che la salute mentale e questa giornata organizzata dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale sottolinea ampiamente la mancanza di operatori che nei paesi, nel mondo e nei paesi occidentali, vanno sempre calando. Quindi questo è un problema molto grave, dà una risposta, determina una risposta meno efficace, anche se devo dire che con le forze che c'erano, come dire, è stata data la migliore risposta possibile, naturalmente con grande spirito anche personale. Questo è il problema centrale, cioè riuscire ad avere dei servizi efficienti, efficaci, che riescano ad arrivare a casa delle persone, a lavorare col paziente, con la famiglia del paziente. Quindi un movimento verso l'esterno.